qua non ce la facciamo proprio a star fermi, Adesso vado a fare delle commissioni, al ritorno mi fermo, proseguiamo con la nostra manutenzione on the road, dato che abbiamo il minivan che ci assiste sempre, e farò una semplice pulizia del corpetto XD in attesa della cassetta nuova che deve arrivare. Questo è sulle ruote di scorta. Adesso proseguiamo con la nostra manutenzione on the road. Io non ce la faccio a star fermo, proprio, è più forte di me. Andiamo? Eccoci qua. Non inquino niente, Il van, apriamo. Adesso ci mettiamo all'opera. Carta. Contenitore di plastica. Sgrassatore. Eccoci. Questo è un Corpetto XD. Adesso sono senza cassetta perché sto aspettando quella nuova. Però nel frattempo lo guardo, anche se gli ho dato già un'occhiata la settimana scorsa. Dunque, levo il distanziale, estraggo il corpetto. Qui c'è una filettatura dove andrà avvitata la cassetta. Mi raccomando, quando fate questo lavoro qua e mettete una cassetta, se è nuova usata, rimettete il grasso sul filetto, perché sennò poi è facile che grippa e non viene più via, neanche a martellate. Prendo il mio sgrassatore, che in questo caso è uno sgrassatore per catena, della Motorex, biodegradabile. Pulisco qua dentro intanto. Do un'ingrassata qua dentro, non sui cricchetti, qui vicino al cuscinetto. Adesso procedo con la pulizia di questo, che è già pulito, come ho detto prima, perché l'avevo già fatto, però era solo per far vedere l'operazione. Sempre sul mio contenitore di plastica. Metto un pochettino di grasso anche qui, poco. I cuscinetti sono sigillati. E qui non gli metto grasso, come non lo metto dentro, sulla ghiera. Qua gli metto un goccio d'olio. Io in questo caso uso quello della catena, quello da secco, non quello da umido, perché sennò impasta. Goccetto d'olio, qui, 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 qui. Rimetto dentro il cricchetto. Rimetto dentro il distanziale, che poi dovrò togliere quando monto la cassetta, perché monto la cassetta. Ricordatevi il grasso sulla filettatura, cassetta, tiro, una volta tirata, rimetto il suo distanziale. Questa è l'operazione per pulire il corpetto XD, però ogni tanto il corpetto andrebbe guardato per evitare di avere problemi, poi anche con i cuscinetti. Dimenticavo, una volta che è rimasto un po' di residuo di quello che è venuto fuori, io me lo metto nella mia bella bottiglietta di plastica, che poi andrò a smaltire nei contenitori appositi. La chiudo e me la tengo qua. Questo, una bella pulita per la prossima volta. E ci siamo. Operazione fatta. Questo è a posto. Abbiamo finito. Pulizia del corpetto a posto, pronte per essere riutilizzate con la cassetta nuova. Ruota posteriore, pulizia fatta. Adesso aspettiamo solo che arriva la cassetta. Ciao!